aiutare da alcuni miei piccoli pazienti. Ora che abbiamo le nostre teste modello, vediamo come valutarle visivamente. Partiamo con l'osservazione dall'alto. Con il bambino dormiente o tranquillo, lo sdraiamo sul fasciatoio, ci posizioniamo alla sua testa e la solleviamo leggermente per valutarne la forma guardandola dall'alto, quindi superiormente. Osserviamo i contorni della testa partendo dal centro della fronte e procedendo in senso orario. Dovrebbero essere contorni curvilinei e morbidi. Inoltre la testa dovrebbe essere simmetrica tra destra e sinistra. Osservando il cranio dall'alto possiamo valutare facilmente la lunghezza e la larghezza della testa. Eseguita la prima valutazione, ruotiamo il bambino sul fianco, prima sinistro e poi destro, per compiere le due valutazioni visive laterali. Partiamo da dove finisce il naso e inizia la fronte e osserviamo i contorni curvilinei della fronte, il contorno della testa, il contorno curvilineo occipitale, fino a dove questa arriva alla parte del collo.